Il biodistretto è essenzialmente un'alleanza per il territorio. L'obiettivo principale che perseguiamo è sicuramente quello del pieno sviluppo di tutte le attività economiche, non solo agricoltura biologica, ma anche e soprattutto pesca, turismo e tutte le altre attività ricettive ad esso collegate. L'impegno fondamentale che ne deriva è quello della salvaguardia totale dell'ambiente. Un laboratorio a cielo aperto, ideale per sperimentare sul campo le innovazioni della ricerca scientifica a beneficio di questo splendido territorio. Uno strumento innovativo per una governance territoriale, realmente sostenibile e proiettata nel futuro. Dove arte, cultura e tradizioni si fondono per valorizzare il territorio e i suoi prodotti. È qui a Palazzo Farnese che il biodistretto avrà la sua sede. Per noi fare agricoltura biologica vuol dire salvaguardare la salute e la biodiversità. Coltiviamo e trasformiamo grani antichi per produrre l'alimento più amato dagli italiani, la pasta, di qualità. Non utilizziamo diserbanti, non utilizziamo agrofarmaci e nessun fertilizzante chimico per tutelare le falde acquifere del lago di Bolsena. Siamo allevatori biologici perché vogliamo produrre un cibo sano, garantiamo un benessere durante la vita dei nostri animali senza utilizzare chimica o antibiotici. È molto importante perché siamo quello che mangiamo. Seguiamo una tradizione agricola millenaria, fatta di memorie e antichi saperi, perché amiamo le cose semplici e genuine. I borghi, le bellezze naturali, la storia, le tradizioni e la cultura di questo territorio si prestano a un turismo esperienziale e rispettoso dell'ambiente. Il biodistretto vuole custodire questo grande patrimonio. Il nostro territorio è adatto a promuovere gli sport ecologici come la vela, il biking, il trekking e il kayak. L'educazione ambientale è l'asse portante della formazione del buon cittadino. Qui facciamo esperienza diretta di coltivazione con metodo biologico. Anch'io, finita gli studi, vorrei creare la mia azienda agricola sostenibile. È importante avere cura del lago. Il lago è la nostra vita.